Buonasera, buonasera, sono qua in questo bel prato, sono qui. Come si chiamano questi fiori gialli? Stupendi. Nei commenti fatemi sapere come si chiamano, voi che siete esperti di flora. Allora, io oggi sono qui per gridare al mondo una cosa: viva la dignità, abbasso la reputazione, perché mi sono accorto che tante persone, quasi tutte, danno importanza alla reputazione, come se fosse appunto un qualcosa di assolutamente da ricercare. Tutti che vogliono che gli altri abbiano una buona considerazione di te, perché se gli altri hanno una buona considerazione di me, significa che io ho un'ottima reputazione. Questa cosa non è importante. Chi se ne frega della tua Metti un bel reputazione? pollice in Se su io e avessi condividi il reputazione video. zero e gli altri pensassero di me peste e corna, non me ne fregherebbe niente. Attenzione, questo non significa che mi accontento di essere mediocre, no. Sono forse un pochettino più ambizioso di tanti, perché non deve contare nulla ciò che gli altri pensano di te. Quella è la reputazione. Deve contare ciò che tu pensi di te stesso. Il problema è che siccome non siete abituati a sviluppare una vita interiore, voi pensate di voi stessi in base a quello che gli altri pensano di voi. Cioè, se gli altri pensano peste corna di me, come faccio io a pensare bene di me? Come fate? È tutto quello. Quella è la reputazione, che non ha niente a che vedere con la dignità. Mentre pensare bene di se stessi ed essere in linea con se stessi significa avere dignità. Ecco perché viva la dignità, conta ciò che io penso di me, indifferente alla reputazione. Se poi altri pensano insieme a te bene di te, ben venga, ma non è rilevante. Cosa significa quindi dare importanza alla propria dignità? Cosa significa avere dignità? Avere dignità significa essere persone, avere una personalità, essere in linea con se stessi. Questa è avere dignità. Se tutti ti elogiano, quindi la tua reputazione è altissima, hai tanti amici sui social, tutti ti venerano, non è detto che tu sia una persona con dignità, potresti essere un pirla. Perché non è che se gli altri, il 99% della gente ti elogia, vuol dire che allora vai bene. Perché la gente può anche sbagliare e vale anche al contrario. Quindi tu ti devi interessare di te stesso. È chiaro che in un mondo che non abitua ad avere una vita interiore e spinge a vivere di riflesso, cioè gli altri pensano bene di me, allora io penserò bene di me. Apparentemente, perché poi sono schiavo del giudizio. Se il giorno dopo pensano male di me, non penso più bene di me. E che in un mondo in cui ci si abitua a questo, è difficile trovare forza dentro di sé e scoprirsi. Ma la vita è una. Qualcuno direbbe meno male, qualcuno direbbe peccato. Questa, la vita è questa qui. Siamo morti domani. Cioè, come si fa? Devo anche spiegarvi perché l'unica cosa che conta è quello che voi pensate di se stessi, di voi stessi. E per pensare bene di voi stessi, cosa dovete fare? Cosa potete fare? Cercare di essere belle persone. Cosa significa essere belle persone? Persone che sviluppano qualità umane. E quali sono le qualità umane? Quelle che tu vorresti negli altri. Come vorresti essere trattato tu dagli altri? Dai! Che cosa ti aspetteresti dai tuoi genitori, dai tuoi amici, dalla tua fidanzata? Che cosa vorresti dagli altri? Soprattutto le cose più importanti, quali sono? Penso che bene o male siano sempre le stesse che tutti vogliono, no? Rispetto, comprensione, non giudizio, possibilità di fidarsi. Bene. Abbiate in primis voi quelle qualità. Se le hai, come fai a non piacerti? Come fai a non piacerti? La tua dignità è al massimo livello. Ah, ma però in questa società non so cosa di importante queste cose, quindi gli altri, se non sviluppo certe caratteristiche, mi schifano. Bene, sarà bassa la tua reputazione se quella è la mentalità generale, ma la reputazione non è importante, è proprio la tua dignità. Mentre uno è elogiato dagli altri, che però non ha qualità umane, ha tantissima reputazione, ma non ha dignità. Avete capito il punto? Poi ci sono alcune persone che sono belle persone. Ma non lo sanno, perché siccome gli altri non li apprezzano e quindi hanno scarsissima reputazione, loro non vogliono adeguarsi magari a quello che vogliono gli altri, lo capiscono che non è importante, però non hanno abbastanza forza dentro di sé, e allora anche se hanno tantissima dignità non se ne accorgono. Bene, te lo dico io, hai tantissima dignità, capisci che gli altri si comportano in una maniera oscena e ti criticano a te?
tu non ti fai condizionare nel senso che non vuoi diventare come loro, però lo stesso non ti senti a posto. Beh, te lo dico io, se tutti ti criticano, tutti ti giudicano, ma tu sei una bella persona, anche se non ti senti bene con te stesso, te lo dico io, sei straordinario. Poi pian piano troverai la strada che ti porterà anche a sentirti bene con te stesso, almeno in parte.